Ben ritrovati, passiamo alle notizie di questa edizione. Presentato presso la sede della Presidenza della Giunta regionale dall'assessore delegato alla Protezione Civile Guglielmo Minervin e dai responsabili del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, il sistema regionale di allertamento per il rischio meteorologico, idrologico ed idraulico. In attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.2 e della legge 100/2012. A partire dal prossimo dicembre in Puglia sarà attivo il centro funzionale decentrato interno al Servizio Protezione Civile regionale. Tra i suoi compiti, l'emissione quotidiana dei bollettini di criticità regionali, nei quali viene effettuata la previsione degli effetti al suolo in base alle previsioni meteorologiche regionali ai fini di protezione civile, elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile. In modo particolare per la gestione dei rischi idraulici e idrogeologici, per la gestione proprio degli eventi di questi giorni. E dal 1 dicembre la Regione sarà autonoma, gestirà gli alert e li gestirà in modo mirato, cioè mettendo nelle condizioni i comuni interessati di poter predisporre le attività previste nel piano di protezione civile comunale. Quindi se tutto accade per tempo e se tutto accade come si deve, per mettere in sicurezza anche vite umane, evitare che i cittadini circolino in alcune zone di rischio, in criticità particolare del territorio, significa davvero prevenire il rischio che possano essere pagati dei tributi di vite umane che purtroppo ogni volta ci troviamo, diciamo, a dover considerare. L'allerta è un meccanismo fondamentale proprio per la prevenzione, per l'effetto preventivo della protezione civile. Pari, è stata presentata questa mattina la 7ª edizione del meeting del volontariato Quale speranza per l'uomo oggi? 1 a 2 giorni di convegni, esposizioni, spettacoli, mostre e concerti organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, insieme alle libere associazioni dei cittadini dell'ex provincia di Bari per il prossimo fine settimana. All'incontro hanno partecipato Ludovico Abaticchio, assessore al welfare del comune di Bari, Giuseppe Quarto, assessore alle politiche sociali della provincia di Bari, Francesco Ventola, presidente della provincia BAT, Elena Gentile, assessore al welfare della regione Puglia, Antonio Felice Uricchio, rettore dell'Università degli Studi Aldo Moro. Erika, l'inizio del tour per una iniziativa assolutamente benefica come questa, di cui condividi, quanto abbiamo sentito in conferenza stampa, tutti i principi. Sì, in realtà questo è l'inizio del tour invernale, sono contentissima di farlo qui, sia appunto, come dicevo prima, per il pubblico che ci sarà, che saranno soprattutto i volontari, quindi è un onore, un piacere cantare, suonare per loro, e poi perché insomma per me questo è stato un anno veramente di condivisione del tema principale del meeting, cioè quale speranza per l'uomo oggi. Io ho cercato, insomma, per motivi personali, insomma, è venuto fuori da me un disco che si chiama Contro le onde e parla proprio di andare un po' verso la propria vita, rendendosi conto che siamo noi stessi la speranza per l'uomo, quindi insomma di uscire un po' dall'individualismo e andare verso il mondo, quindi è perfetto, sono veramente contenta di esserci e spero che ci divertiremo sabato. Taranto, operazione antidroga. La squadra mobile di Taranto, con l'ausilio di 13 equipaggi del reparto prevenzione crimine Puglia, ha dato esecuzione all'arresto di 14 persone responsabili a vario titolo di detenzione e cessione di stupefacenti, in particolare cocaina, a Lizzano e comuni limitrofi. Nel corso delle indagini, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, sono stati sottoposti a sequestro armi, droga e munizionamento vario, identificati oltre un centinaio di acquirenti. Un ruolo rilevante nell'organizzazione lo avevano due donne. Operazione brillante compiuta un paio di anni fa, che aveva permesso di disarticolare un'organizzazione su Manduria. Come sempre succede nelle indagini che trattano anche di droga, le cose non sono mai individualizzate specificatamente, ma presentano sempre dei collegamenti che talvolta, come è accaduto in questo caso, per esigenze di carattere processuale e anche investigativo, si tendono poi a separare per dare una certa obiettiva distinzione tra una cosa e l'altra. Sulla base di quegli spunti investigativi c'è stata poi l'azione condotta per scelta in un tempo limitato di tempo,
in un tempo limitato che consentisse appunto di raggiungere sufficienti estremi di, perché adesso bisogna pensare pure all'economicità dell'attività di polizia, perché si arrivi presto a un risultato e si passi ad altro. Le risorse agroalimentari Fabrizio Nardoni ha presentato in conferenza stampa la società cooperativa europea Rural Identities Development, un nuovo strumento comunitario immaginato per lo sviluppo del territorio pugliese, costituito ufficialmente presso la sede del GAL Piana del Tavoliere a Cerignola. Vede al momento 18 soci, di cui 6 GAL pugliesi, 2 bulgari, 10 società private italiane e bulgare, già affermate a livello regionale ed estero per il loro ruolo di supporto agli operatori socio-economici. Con l'assessore Nardoni presente alla conferenza stampa, il presidente GAL Piana del Tavoliere Valerio Caira, Luco Macdoschi, coordinatore per la Bulgaria del Sud del programma Leader in Bulgaria, e Francesco Comtò, docente presso l'Università degli Studi di Foggia. Ci sono nuove opportunità per la Puglia di sviluppo e soprattutto per esaltare i prodotti della nostra terra con questa costituzione di questa società. Share. Sì, bene hanno fatto i GAL, nostri italiani pugliesi insieme a quelli bulgari ad organizzare questa nuova società che in qualche maniera ci mette nelle condizioni di poter raccontare la nostra agricoltura anche in altri luoghi, soprattutto nei Balcani, dove in qualche maniera si possono impiantare nuove attività, ma soprattutto anche si può meglio promozionare il nostro prodotto. E sì, possono nascere anche delle joint venture, possono nascere anche delle organizzazioni di produzione, delle OP con altri paesi che ci permettono appunto di migliorare e intensificare i nostri mercati. Quindi è un'iniziativa lodevole che si sposa fortemente anche con le attività che questa regione sta mettendo in atto, soprattutto anche sul fatto di dover incominciare ad organizzare momenti, confronti, ma anche progetti innovativi coinvolgendo altri mercati, quindi coinvolgendo anche il concetto appunto dell'internazionalizzazione che è fondamentale per avere uno sviluppo migliore. Grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.